in compagnia di Rebecca Corsi, responsabile marketing dell'Empoli, a margine della serata di presentazione della squadra. Una serata credo sia andata bene, non spetta a me ovviamente dirlo, però la piazza l'ho vista molto calda. No, il conduttore vuole il voto, io glielo do e le do un 10. Grazie. Un 8 e a 10 ci si arriva perché li voglio bene. No, è stata una serata meravigliosa, come sempre, come ogni anno. E ogni anno io sono sempre più emozionata. C'è stato un momento in cui ho avuto i brividi, è stato quello proprio della presentazione delle maglie. La gente come al solito risponde sempre bene e quest'anno era fondamentale perché comunque riproporsi con un nuovo mister, una nuova filosofia, nuovi volti e nuove iniziative è sempre comunque difficile, no? Trovare dalla parte opposta una risposta positiva. Dovrebbe essere sempre così, però non è scontata perché comunque dalle altre parti ci racconta che non è sempre scontato il benvenuto e l'approvazione del pubblico. Loro ce lo danno tutti gli anni e li ringraziamo per questo. E poi torno un attimo sugli sponsor, volevo commentare con te il dato ottimo della campagna abbonamenti: il 65% dei tifosi hanno rinnovato l'abbonamento e ci stiamo adesso avviando a riconquistare quel numero magico, quei 6.200 tifosi. Ma i numeri parlano chiaro e se si va così avanti la prospettiva è quella di superarlo ampiamente. Poi è chiaro, incrociamo le dita e ringraziamo tutti coloro che l'hanno fatto e grazie anche a chi non lo farà e a chi lo farà, perché anche lì ci saranno delle distinzioni. Nuovi ingressi in società a livello di sponsorizzazione: Gensan, nuovo main sponsor, Homa, il nuovo sponsor tecnico. Tu hai già accennato alle maglie, tre belle maglie, mi ha colpito molto la terza, la nera, un gradito ritorno almeno per il sottoscritto, era da tanti anni che mancava, un bel lavoro, complimenti. Grazie, abbiamo pensato tanto. Non è sempre facile trovare la novità e spesso e volentieri non è la novità. È valorizzare qualcosa che magari c'è già stato, magari riproporlo sotto forma di altre grafiche con altri sponsor appunto che al margine collaborano all'abbellimento della maglia in sé. Il nero a me è sempre piaciuto. Io quest'anno puntavo a delle maglie molto semplici, abbastanza strong, le volevo lineari. Pulite, no? Sì, però con allo stesso tempo del carattere, no? Scempie. E il nero, ottima scelta, sì. Senti, Babbo Fabrizio, che stasera ha regalato gioie a non finire, ha detto una cosa molto molto importante: noi bisogna ricordarci chi siamo, bisogna sentirsi sempre l'Empoli, umili in un campionato per noi grande, soltanto attraverso questa strada possiamo ripercorrere quanto fatto lo scorso anno. Ora lui stasera ha dato, penso, spettacolo, cioè meno male l'ha levato il microfono perché a un certo punto ho temuto il peggio. Io su questa filosofia qua ci sono cresciuta, cioè lui ha basato la mia educazione su questi principi, quindi viene da sé che poi i risultati si sono visti, almeno non per quanto mi riguarda ma nella società, quindi sicuramente è una filosofia che ci ha fatto del bene e pensare sempre in maniera troppo positiva non è sempre utile. Poco fa la nuova sponsor mi ha fatto una domanda, ma secondo me mi ha detto ve la tirate voi a parlare sempre di salvezza, parliamo di Coppa UEFA? No, gli ho detto no perché sarebbe partire col piede sbagliato, ecco. Grazie mille, buon campionato e buon lavoro. Grazie a te Ale.